Nuoto, carambola con i piedi, canoa, taekwondo, calcio da tavolo, box, scherma sono solo alcuni degli sport che in questo periodo vengono offerti ai bambini nella struttura della mostra d'oltremare creata dall'associazione Mille Couleurs, la società sportiva creata dai campioni napoletani che prima dei risultati insegue e realizza il valore sociale dello sport come diritto per i cittadini e risorsa per la città. A noi oggi fa molto piacere essere qui alla mostra d'oltremare, sono presenti tanti bambini, ogni giorno partecipano tante associazioni e tanti bambini ai nostri eventi, quindi mi auguro che col tempo possa ancora di più aumentare le presenze e che possiamo essere un punto di riferimento anche per il comune, per le associazioni, in modo da poter far passare una splendida estate a tutti quanti. Noi trasmettiamo la passione a questi bambini e quindi loro rispondono altrettanto, è un modo per fare, è importante che questi bambini facciano aggregazione, perché molti vengono anche da situazioni un po' di disagio e quindi l'aggregazione sicuramente li farà crescere. E in questa agorà dello sport chiamata palestra continuano ad aumentare le discipline che si possono praticare gratuitamente nei 20.000 metri quadrati adiacenti alla piscina. E questa mattina erano presenti anche i bambini del Saharawi, ospitati presso la scuola Cimarosa di Posillipo grazie al programma di accoglienza dell'associazione Bambini Senza Confini in collaborazione con Napoli Sociale e Save the Children di Barra. Riaprire questi spazi alla città è un primo piccolo passo verso una restituzione di cittadinanza che facciamo verso i giovani, quindi in realtà gli facciamo scoprire pezzi della città che loro non conoscono o che conoscono poco, li portiamo e quindi già soltanto il fatto di uscire da zone periferiche è un atto di crescita, di attenzione nei loro confronti e poi gli facciamo fare una cosa importante, gli facciamo giocare assieme agli altri ragazzi imparando a divertirsi assieme. Accompagniamo tutti i bambini dalle periferie a questo bellissimo spazio dedicato ai bambini e ringrazio tantissimo appunto Mille Couleurs, che è un'iniziativa molto molto bella di integrazione e che consente appunto a tutti i bambini delle periferie non ad integrarsi e stare bene facendo assolutamente sport. Oggi abbiamo un gruppo di bambini ai quali teniamo molto perché stanno svolgendo delle attività in luoghi che sono lontani dall'acqua o magari dal mare. C'è il punto luce di Barra di Save the Children e poi un'associazione di bambini del Saharawi che grazie a quella che io chiamo la metropolitana di Napoli, che è Napoli Sociale, noi stiamo come comune garantendo il trasporto e la possibilità a tanti ragazzi e bambini di poter partecipare non soltanto all'esperienza palestra, che è questo progetto col comune di Napoli e Mille Couleurs che vuole dare alternative estiva ai ragazzi napoletani, ma soprattutto l'incontro, perché questa mattina è una giornata di normalissime attività e ci sono campioni mondiali, campioni olimpici e quindi anche vogliamo rompere quei luoghi comuni che vogliono una Napoli magari rassegnata e indifferente. Non è così, batte un cuore molto forte nella città di Napoli di solidarietà, di concretezza e di cose concrete soprattutto per i più fragili, i bambini delle nostre periferie che devono assolutamente essere il cuore dei nostri interventi e il cuore della nostra città.